Abbiamo assaggiato una, anzi due birre veramente buonissime. Puoi raccontarci la storia di queste birre? Allora, abbiamo una birra molto chiara, caratterizzata più dalla parte luppolata che dalla parte maltata, che è la Slurp, che è una birra in stile tedesco ma rifatta dagli italiani. Quindi da qualche anno a questa parte gli italiani hanno ricominciato a fare alcuni stili classici tedeschi con la loro impronta. In questo caso l'impronta è data molto dal luppolo, che viene aggiunto a freddo. In questo luppolo viene enfatizzato e soprattutto lasciato inalterato nel gusto con il trattamento a freddo. Poi abbiamo una Wow, che sarebbe una Bock tedesca. In questo caso è una birra dai 5,8 gradi alcolici. È stata medaglia d'argento al Brussels Beer Challenge, quindi diciamo l'Olimpiade della birra. Complimenti. Grazie. È la mia birra preferita del birrificio. E in questo caso è una birra invece un pochino più ambrata, viene giocata più sui toni caramellati, tostati, ha anche una leggera nota affumicata che non è data in realtà dai malti, perché vengono usati solo malti Vienna, Monaco e alcuni malti tostati e caramellati. In questo caso si abbinano molto bene entrambe, sia alla carne che al panificato. Beh, sono più adatti a quale tipo di persone? Allora, la Slurp, che è una birra bionda, appunto una Italian Pils, diciamo che è una birra di grande beva, si può bere tranquillamente sia durante il pasto che anche durante una bevuta tra gli amici, perché chiama molto il sorso continuo, diciamo. Mentre la Wow è sempre sì una birra di grande beva, nonostante il grado alcolico un pochino più alto, che è di un grado più alta, ma comunque è molto facile da bere, un po' per le parti sia dolci che amare che ha nel suo essere una Bock, sia amara ma anche bilanciata dalla parte dolce del caramello. Quindi sta bene sia da bere da sola che in questo caso, per esempio, con una Bock bevuta mangiando magari della carne oppure qualcosa di molto grasso, come potrebbe essere uno stinco. Ok, quindi carne di maiale, diciamo, carne è quella di che maiale. Si dice di più. Sì, carne di maiale, ma anche volendo delle, per esempio, una matriciana come abbiamo qua di fronte. Che giusto, giusto, c'è lo stand di fronte a voi. Sì, sì, soprattutto su piatti molto grassi gioca molto bene, perché riesce a coprire la parte di unto, diciamo, di grasso, e poi è una birra fantastica perché ha moltissime sfumature. Bene, allora, no, ci sono altri prodotti che puoi presentarci? In questo momento abbiamo dalla spina una Common California, che è una birra fatta con malto Pils, molto luppolo americano, ed è caratterizzata da una importante presenza di amaro e un sapore di luppolo tra l'agrumato e il fruttato molto importanti, che vanno a bilanciarsi molto bene con la parte maltata del mosto stesso. Come mai l'hai chiamata Cali? Cali perché è il modo in cui noi birrai chiamiamo in maniera, diciamo, amichevole questa birra. Si chiamerebbe California Common, è uno stile che è nato in California con il loro ovviamente importante apporto di luppoli, come tutti gli americani fanno, e gioca proprio su questo, cioè sul fatto di far sentire il più possibile tutti i luppoli e farli sentire veramente nella loro interezza. Quindi anche queste da provare? Sì, 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 assolutamente da provare. Questa è una birra più adatta, per esempio, a chi ama il sapore amaro della birra e soprattutto chi ama un pochino osare con i propri sapori e con il proprio palato. Quindi è una birra un po' particolare. Quanto costa? Queste vengono la birra piccola 3 euro, la birra media 5 euro. Bene, quindi anche i prezzi sono contenuti. Sì, 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 assolutamente. Poi per un'esperienza gustativa del genere è assolutamente un prezzo non da dimenticare. Insomma. Assolutamente. Allora, posso provare a assaggiarla? Prego.
veramente buonissima. Si sente che ha un profumo particolare, si sente tantissimo questo sapore agrumato, effettivamente. Anche l'amaro si sente, sì, comunque, però non è un amaro. Cioè, ci sono delle birre che sono veramente amare, sì, e forse dà anche un po' fastidio. Ecco, invece questa è un amaro piacevole. Ecco. Gioca più su un amaro dato sì dai luppoli, però anche una parte agrumata che richiama la buccia di pompelmo, la parte bianca magari della buccia dell'arancia. Sì, sì, probabilmente sì, c'è quel retro. Mi ricorda molto il mandarino. Devo riprovare. Tocca riprovare. Proviamo di nuovo. Sì, forse sì, anche il profumo, forse il profumo, ancora più che il sapore. Sì. Sì, il profumo è proprio il mandarino. Diciamo che i luppoli americani tendono ad avere una citrosità, un agrumato molto spiccato. Certo, va bene. Allora, purtroppo il nostro tempo è finito, non possiamo dilungarci più di tanto. Ti ringraziamo per essere stato con noi e ti auguriamo un buon proseguimento. Grazie. Ciao, buon giro.